Diciamo in questo tempo che ci avvicina all'avvento, la Chiesa ci mette davanti questa lettura della storia con il discernimento della fede. Ecco, anche questa parola unita a quella di ieri ci aiuta a capire dove siamo, a capire che cosa ci accade e come vivere, come stare dentro questa storia con la perseveranza. Perseveranza vuol dire attraversare con serietà, con severità, autenticità, senza doppiezza di cuore, con una rettitudine di intenzione. Perseveranza è stare aggrappati a Cristo, aggrappati a Lui che ci trascina, che ci porta, che ci conduce attraverso i giorni, attraverso la storia. Noi incarniamo la sua vita, noi portiamo la sua vita, non siamo un'altra cosa, non è il discepolo più del suo maestro. Quindi io non so perché tante volte pensiamo che dovremmo essere accettati, capiti, compresi, e non funziona così, perché sarebbe anche controproducente. Molte volte arrivano dei nodi al pettine che sono nodi, e a quel punto lo sperimentiamo tutti, no? Perché con molta buona intenzione ci avviciniamo tante volte a delle persone, no? Cioè, accogliendo, no? Le loro sofferenze, senza nemmeno chissà che cosa dire, no? Soltanto ascoltando. Però poi alle volte basta una parola di verità che contiene, che è l'annuncio dell'amore di Dio, eh? Nessun moralismo, nessuna legge, nessun legalismo, che già, e deve accadere questo nella nostra vita, deve accadere questo nella storia della Chiesa, perché l'unico modo di salvare questo mondo, questa generazione, ogni persona, è che esca fuori il male, l'esorcismo. Sempre di più sono persuaso che l'opera del nostro Signore Gesù Cristo è un grande esorcismo, e così l'opera della Chiesa è un esorcismo, la nostra vita è un esorcismo, la vita di un padre, di una madre nei confronti di suo figlio, di suoi figli, è un esorcismo, l'annuncio del Vangelo è essenzialmente un esorcismo. E sappiamo cos'è, a parte i film, sappiamo che cos'è un esorcismo, perché appare nel Vangelo. Mai il demonio se ne va contento, mai il demonio esce da una persona o è stanato e rimane lì, ah, meno male, non aspettavo altro, no? Non funziona così. Per questo le persecuzioni, per questo tutto quello che dice. Ma avrete occasione. Allora, questo è discernimento. Vedere nei fatti contrari, nella persecuzione, nell'incomprensione, vedere in tutto ciò che ci circonda e che ci è avverso, che ci rifiuta, che ci vuole giudicare, che vuole portarci in tribunale, l'occasione per dare testimonianza. Testimonianza c'è per dare la vita, martirio, no? Per dare la vita di Cristo che è in noi. Non preparare nulla, cioè non c'è lì. Di fronte a una persecuzione non c'è piano pastorale. Io non so in quanti piani pastorali è prevista la persecuzione, forse nessuno. Io non credo che nessun consiglio pastorale, nessun consiglio diocesano, in nessun piano pastorale meraviglioso, è scritto benissimo, sia prevista la persecuzione. Ma non possiamo avere altro. L'amore è serio, l'amore è perseverante. Perseverante, cioè che entra in questa, no, ferma attraverso la severità, no? Cioè la serietà, il dolore molte volte suppone l'amore, anzi sempre, del parto, il dolore di Cristo crocifisso, non ci può essere altra forma di vita. Questo: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Magari noi facciamo tutto per il contrario, no? E non ci rendiamo conto che magari occultiamo il nome di Cristo in favore del nostro nome, del nostro successo, del nostro esito. Buono, buonissimo, ma perché se siamo odiati da tutti, significa che siamo odiati dall'uomo vecchio, dall'uomo schiavo del demonio che viene stanato dalla nostra presenza, esattamente come un esorcismo. La nostra presenza è crocifissa, perché l'esorcismo si fa con la croce in mano, no? Quindi con la nostra vita crocifissa, con le nostre ferite, con i nostri dolori, con le nostre difficoltà, vissute con Cristo, uniti a Lui. Io questo non si può preparare nulla, non è che prepari la tua sofferenza, la mia sofferenza. Oggi avremo delle sofferenze, oggi avremo dei contrasti, oggi avremo tra noi, tra le sorelle, tra noi avremo incomprensioni, avremo difficoltà, ma è normale. Avremo situazioni più difficili, avremo malattie, avremo... Tutto questo ci crocifigge, no? E tutto questo, vissuto con Cristo, cioè con una pace celeste, con una pace profonda,
nonostante i dolori, nonostante le sofferenze, diventa automaticamente un segno di contraddizione per tutti. Una mamma che è aperta alla vita oggi è un segno di contraddizione, non può non attirare critiche e odio. Perché? Perché sta dicendo a tutte le altre donne, guarda, è questa la tua felicità, ma non lo puoi sopportare, perché non perché le altre donne siano cattive, ma perché c'è dentro un inganno così incistato dentro. E fa male. Un cristiano sempre determina questo. Ma deve succedere, perché allora poi dopo le persone possono ritornare in sé, quando poi vedi che sei fallito, vedi che sei proprio senza speranza, che non sai dove mettere mano al tuo matrimonio, non sai dove mettere mano al rapporto con quel figlio, allora andrai proprio da quello che hai perseguitato. Dici, ma tu che c'hai? Perché? Perché vivi la stessa mia situazione e sei in pace? Che ti succede? Questo è vivere la storia perseverante, stare con Cristo, entrare nella severità della vita, pregando costantemente, uniti a Lui, chiedendo a Lui di accompagnarci, crescendo sempre di più nell'amore verso di Lui, lasciando che la carne nostra sia ogni volta di più circoncisa, entrando laddove non capiamo, entrando nelle situazioni più assurde, sapendo che Dio è buono, sapendo che Dio mai ha sbagliato un colpo, sapendo che Dio è stato buono con noi fino ad oggi, e lo sarà anche oggi. Questa fede sulla terra che il Signore viene a cercare, è la fede del suo Figlio stesso, che è crocifisso con noi e si ricorge con noi, dice, portando sempre il nostro corpo al morire di Cristo, perché appaia in noi la sua risurrezione, il suo mistero di Pasqua, oggi e ogni giorno. Amen e grazie, Don Antonello, e buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Oggi è il 27 novembre 2019, oggi la chiesa ricorda San Virgilio, è anche il nome del mio parroco, se mi ascolta tanti auguri Don Virgilio. Allora, oggi una parola importante che fa capo sulla perseveranza, e proprio la perseveranza è la chiave che apre la porta alla nostra vita, al compimento che salva le nostre anime. Essa è una virtù infusa per mezzo della grazia santificante e ci viene data attraverso un cammino di conversione lungo e severo. Il termine perseverare deriva infatti proprio dal latino per a lungo e severus, rigoroso, che ci ricorda la lettera agli ebrei. Siamo chiamati a lanciarci con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede, Ebrei 12:1-2. Questa è la nostra chiamata, e perseverare in quello che ci è stato dato, non è che ci è stato dato una volta e finisce là, abbiamo creduto, vabbè, poi facciamo come vogliamo, no, bisogna perseverare, perché lo spirito è pronto, dice la parola, ma la carne è sempre debole, sempre pronta al peccato, sempre pronto al fallimento, perché non siamo ancora compiuti. Ecco, concludo qua questa piccola mia riflessione, augurandovi una santa giornata. Un piccolo appunto, non dimentichiamo la preghiera per Don Antonello, che vi ricordo è missionario in Giappone, per lui e per le famiglie che lui segue. Ricordiamolo reciprocamente nella preghiera, come lui prega sempre per noi. Grazie a tutti, una santa giornata da Emilio.